Il professor Iacona è un professore di logica nel corso di laurea in filosofia dell'Università di Torino. Grazie per avermi invitato e volevo salutare tutti. Allora, vediamo un po'. Che cos'è la logica? La logica è la teoria del ragionamento corretto. Fatemi spiegare che cosa intendo dire con queste parole. Allora, iniziamo con ragionamento. Vi faccio un esempio molto semplice di ragionamento. Oggi è sabato, quindi domani è domenica. Siamo d'accordo, no? Quindi indica che io vi ho detto che domani è domenica in virtù di quello che avevo detto prima, cioè che oggi è sabato. Dal fatto che oggi sia sabato si può concludere, si può inferire che domani è domenica, no? Perché ovviamente dopo il sabato viene la domenica. Tutto questo è implicito, ma è un ragionamento che stiamo facendo. Questo è un caso semplicissimo, ma è un caso di ragionamento. Cosa voglio dire? Noi passiamo da alcune cose che abbiamo accettato come premesse a qualcos'altro che accettiamo come conclusione, no? Oggi è sabato, è la mia premessa, domani è domenica, è la mia conclusione. C'è un passaggio dall'una all'altra cosa. Questo passaggio si chiama inferenza. Cioè l'inferenza è quel procedimento che mi permette di arrivare a concludere qualcosa che io non stavo già dicendo prima, non stavo già pensando prima, ma come risultato di quello che stavo pensando prima, no? Questa è l'inferenza. Quando si parla di ragionamento si intende proprio l'inferenza, cioè si intende il passaggio da un insieme di premesse a una conclusione. Quindi se io volessi scrivere potrei dire così, tipo oggi è sabato, domani è domenica. Qua ho scritto questa linea orizzontale per indicarvi la distinzione tra la premessa del mio ragionamento e la conclusione, no? Quindi il ragionamento ha due parti, la premessa e la conclusione. Sopra la riga orizzontale in realtà potrebbero esserci tante frasi, no? Invece di oggi è sabato potrebbero esserci, per esempio, se oggi è sabato allora domani è domenica, oggi è sabato, no? E poi linea orizzontale, domani è domenica. Cosa vuol dire? Che io sto ricavando domani e domenica da due premesse, non da una. Quindi per la definizione che vi sto per dare, in realtà non conta il numero di premesse. Quello che importa è che un ragionamento, nel senso in cui interessa la logica, è nient'altro che un insieme di premesse e una conclusione. Cioè è un insieme di enunciati, enunciati sono le frasi di senso compiuto come domani domenica, oggi sabato, che si usano per asserire che le cose stanno in un certo modo, e un insieme di enunciati tali che alcuni di questi sono premesse e un altro, uno solo, è la conclusione. Quindi questo è un argomento. Come vi dicevo, può avere un numero variabile di premesse. Se pensate al sillogismo di Aristotele, quello è un argomento con due premesse, no? Tutti gli uomini sono mortali, tutti i filosofi sono uomini, quindi tutti i filosofi sono mortali, ci sono due premesse e una conclusione. È sempre un argomento. Argomento è un termine molto generale che sta per qualsiasi insieme di premesse e conclusioni. Allora, quando vi dico che la logica è la teoria del ragionamento corretto, intendo ragionamento nel senso di argomento. Cioè la logica si occupa degli argomenti. Gli argomenti che sono esprimibili nel linguaggio hanno una dimensione, per così dire, pubblica. Cioè quello che interessa alla logica non è tanto quello che io ho in mente, quello che c'è nel mio cervello quando passo da questa premessa a questa conclusione, no? Ovviamente nel mio cervello succedono certe cose perché ci sono dei neuroni che si attivano, eccetera. Nel vostro cervello succedono delle altre cose, cioè sono cose dello stesso tipo,
sono descrivibili nello stesso modo, ma riguardano altri neuroni, cioè i vostri neuroni, no? C'è qualcosa in comune che noi abbiamo, io con i miei neuroni, voi con i vostri neuroni, facciamo la stessa inferenza, nel senso che passiamo dalla stessa premessa alla stessa conclusione. Quello che importa alla logica è quello che c'è in comune, non è quello che ci divide. Quindi quello che importa alla logica è la dimensione pubblica del ragionamento. Il ragionamento nella misura in cui è esprimibile attraverso un linguaggio e quindi ha qualcosa di condiviso che è lo stesso per me e per voi. Quindi oggi è sabato vuol dire oggi è sabato, domani è domenica vuol dire domani è domenica. Non è che se uno di voi ha in mente lunedì invece di sabato e dice la parola sabato, allora l'argomento è che oggi è lunedì. No, l'argomento è che oggi è sabato, perché qua c'è scritto sabato e noi parliamo del linguaggio, che è una cosa pubblica, che è diversa da quella che ciascuno di noi ha nella testa. Quindi la logica è una teoria del ragionamento nella misura in cui riguarda gli argomenti, che sono il modo in cui noi esprimiamo i ragionamenti attraverso il linguaggio in una dimensione pubblica e condivisa. Perché noi usiamo degli argomenti nella vita di tutti i giorni? Perché ci troviamo a dovere o volere giustificare delle asserzioni. Se io voglio asserire una certa cosa, cioè che domani è domenica, e voglio avere una ragione per asserirla, perché voglio in qualche modo convincere voi che domani è domenica, oppure convincere me stesso, ragiono, cioè uso un argomento per concludere che domani è domenica. C'è una differenza tra dire semplicemente domani è domenica e usare un argomento che ha come conclusione che domani è domenica, no? Nel secondo caso, nel caso dell'argomento, io do delle ragioni per pensare che domani sia domenica. Le ragioni sono quelle espresse nelle premesse dell'argomento. Quindi un argomento è un insieme di premesse e una conclusione in cui le premesse esprimono ragioni per accettare la conclusione. Quando si argomenta, uso il verbo argomentare, si fa questo, si producono argomenti, cioè si producono ragioni per pensare che certe conclusioni debbano essere accettate. Adesso il mio caso ovviamente è ridicolo, perché lo sappiamo tutti che domani è domenica e non c'è bisogno che io vi convinca, però pensate a un caso controverso, pensate a un enunciato qua che alcuni accettano, altri non accettano. Allora io, per convincervi che questa conclusione è da accettare, uso un argomento. Quindi il motivo per cui esistono gli argomenti nella nostra pratica linguistica, nella scienza, nella filosofia e nella giurisprudenza è perché certe asserzioni vogliamo che siano giustificate, non siano semplicemente credute così come io posso credere qualsiasi cosa. C'è una differenza tra credere così perché mi è venuto in mente, perché l'ho sognato stanotte, o credere sulla base di una ragione. Gli argomenti servono per la seconda cosa, per credere sulla base di ragioni. Quindi questo è il ragionamento e questa è l'importanza che ha il ragionamento nella nostra vita e nella nostra conoscenza. La logica studia questo, studia gli argomenti in modo molto generale, cioè cerca di individuare delle caratteristiche generali che valgano per tutti gli argomenti. Quindi è una teoria del ragionamento in quel senso. Ora vediamo questo. In che senso è una teoria del ragionamento corretto? Allora, la logica ha una connotazione che potremmo chiamare normativa. In che senso? Distingue tra ciò che è corretto e ciò che non è corretto. Così come per esempio nella grammatica si dice che una certa frase è formata in modo corretto e un'altra no, oppure nell'etica si dice che un comportamento è giusto e un altro no, si tratta di dire se qualcosa si conforma a certi criteri oppure no. Non si tratta semplicemente di descrivere il modo in cui le persone ragionano. Se io stessi semplicemente descrivendo le persone, il modo in cui le persone argomentano, dovrei fare per esempio delle statistiche e mandare a studiare, per esempio, quante persone inferiscono che il mare è blu dalla premessa che, non so, Dio esiste. Quello potrebbe essere un esperimento e io descriverei semplicemente il modo in cui le persone di fatto ragionano. Non è questo che interessa la logica, quello interessa la psicologia. La psicologia, una parte della psicologia che si chiama psicologia del ragionamento, si occupa appunto di cercare di capire in che modo le persone ragionano. Invece la logica non si occupa di questo, si occupa
della distinzione tra ragionamento corretto e ragionamento incorretto. Quindi, indipendentemente dal modo in cui le persone ragionano di fatto, certe cose che fanno sono corrette secondo la logica e altre no. Come secondo la grammatica, no? O come secondo l'etica, no? L'etica, se ci fosse una scienza, che non c'è, che si chiama etica, ci direbbe quando è giusto o non è giusto fare una certa cosa. Poi, lo studio di quante persone uccidono, per esempio, un bambino o mettono sotto qualcuno con la carrozzina è una statistica, no? È uno studio che ci serve a capire come di fatto le persone si comportano, se ci sono tante persone che uccidono bambini o ce ne sono poche. Quello che invece l'etica dovrebbe fare è dirci se è giusto o no uccidere un bambino, indipendentemente da quante persone uccidono un bambino. Ora, la logica è esattamente così. La logica ci dice che certi tipi di argomento sono corretti e altri no. Certi tipi di ragionamento lo sono e altri no. E in quel senso è una teoria del ragionamento corretto. Qui devo introdurre adesso una distinzione fondamentale che poi ci accompagna nell'analisi del ragionamento, che è la distinzione tra due modi diversi in cui si può valutare un argomento. Pensate a un argomento come questo, o pensate a qualsiasi argomento in cui io voglio convincervi di qualcosa, no? Per esempio, voglio convincervi dell'esistenza di Dio, e la mia conclusione è che Dio esiste, no? Quindi dico, guardate le montagne, il mare, guardate l'occhio, no, qualche meccanismo perfetto, eccetera, alla fine la conclusione è che Dio esiste, no? Questo è il mio argomento. Se io voglio convincervi di questo, dovrò in qualche modo partire da premesse che io ritengo vere e arrivare a una conclusione che vale in virtù delle premesse, no? Il ragionamento fa questo. Il passaggio dell'inferenza è quello che mi fa andare, che legittima, diciamo così, il mio concludere che Dio esiste. Va bene. Questo vuol dire che io sto utilizzando due tipi di assunzione. Da un lato io sto presupponendo che le premesse del mio argomento siano vere. Per esempio che oggi è sabato, è davvero sabato, no? Che oggi sia sabato. L'altro è che il passaggio dalle premesse alla conclusione sia legittimo. Si tratta di due cose diverse. Guardate questo argomento scritto alla lavagna. Aspettate un giorno, domani in quest'aula ci sarà questo argomento scritto alla lavagna. Se ci pensate, è falso domani, no? Domani sarà falso che oggi è sabato. Quindi se uno legge domani qua, legge oggi è sabato, falso. Quindi la premessa dell'argomento non è vera. Però notate che il passaggio dalla premessa alla conclusione è ugualmente legittimo, così come oggi. Perché? Perché se la premessa è vera, anche la conclusione deve essere vera. Cioè, quando vi parlo della legittimità dell'inferenza in un argomento, vi parlo della relazione tra premessa e conclusione, che è indipendente dalla verità di fatto della premessa. Cioè, cosa vuol dire che questo argomento è un argomento in cui l'inferenza è legittima? Vuol dire che, supponendo che sia vera la premessa, allora per forza deve essere vera la conclusione. Supponendo. Invece dire che la premessa è vera vuol dire che di fatto oggi è sabato. Sono due cose diverse. Se invertite i giorni, per esempio, oggi è domenica, quindi domani è sabato, questo argomento sarebbe un argomento che ha la premessa falsa, perché oggi non è domenica, e anche il passaggio dalla premessa alla conclusione non è legittimo, perché dal fatto che oggi sia domenica, se fosse domenica non si potrebbe concludere che domani è sabato. Adesso guardate questo altro esempio. Pensate che qua invece di domani è domenica ci sia scritto domani è lunedì. Avremo un argomento con la premessa vera, ma l'inferenza non è legittima, perché dalla premessa che oggi è sabato non possiamo inferire che domani è lunedì. Quindi, vedete chiaramente che ci sono due criteri indipendenti, che sono uno la verità delle premesse, scusate, e l'altro è la validità del ragionamento, e cioè la legittimità dell'inferenza. Quando c'è legittimità in questo senso, si dice che l'argomento è valido.
Quindi la parola validità viene usata per caratterizzare la proprietà degli argomenti che gli argomenti hanno appunto quando l'inferenza dalla premessa alla conclusione è legittima. Quindi ci sono questi due modi diversi di valutare un argomento. Uno è che abbia le premesse vere, l'altro è che il passaggio dalla premessa alla conclusione sia legittimo, cioè che l'argomento sia valido. Quando un argomento ha tutte e due le cose, si dice che l'argomento è corretto. Per dimostrarvi che Dio esiste, io dovrei avere un argomento corretto per la conclusione. Cioè dovrei avere un argomento in cui le premesse sono vere e in più l'inferenza dalla premessa alla conclusione è legittima. Così vi avrei dimostrato l'esistenza di Dio. Forse. Però è una condizione necessaria che l'argomento sia corretto. Ora, la logica si occupa della correttezza degli argomenti, si occupa degli argomenti corretti. Però non può occuparsi della verità di tutti gli enunciati della lingua italiana, cioè oggi è sabato, domani è domenica, eccetera. Nessuna scienza può occuparsi di quello, perché non esiste una scienza del tutto, no? Se ci fosse una scienza che ci dice di ogni enunciato se è vero o falso, sarebbe una scienza di tutto, no? Non sarebbe sicuramente una teoria del ragionamento. Quindi la logica si occupa solo di una di queste due cose che abbiamo detto, uno di questi due criteri, cioè il passaggio dalle premesse alla conclusione. Alla logica interessa solo la relazione tra questa premessa e la conclusione, ma non se di fatto è oggi sabato, o se domani è domenica, o se siamo a Milano, o se non siamo a Milano. Questo non importa. L'unica cosa che importa è la validità degli argomenti. Quindi la logica è una teoria del ragionamento corretto nella misura in cui è una teoria degli argomenti validi. E questo è sempre successo fino ai tempi di Aristotele, che è stato il primo grande logico. Aristotele studiò per la prima volta in modo sistematico gli argomenti validi, prese alcuni esempi di argomento chiaramente valido come il sillogismo che dicevo prima, no? Tutti gli uomini sono mortali, eccetera, e pensò: questo è sicuramente valido, nel senso che la conclusione consegue dalle premesse. Che cosa avrà come caratteristica questo argomento che lo accomuna ad altri argomenti che sono ugualmente validi? Questa è la teoria del sillogismo di Aristotele, che è la prima teoria logica della storia. Quindi la logica si studia delle leggi generali del ragionamento che in qualche modo determinano la validità degli argomenti. Veniamo all'ultimo dei tre termini che compaiono in questa definizione. In che senso la logica è una teoria? Beh, proprio per il modo in cui a partire da Aristotele è stato affrontato lo studio degli argomenti validi. Perché cosa si è detto? Cerchiamo di capire quali caratteristiche di un argomento lo rendono valido e quali caratteristiche questo argomento valido ha in comune con altri argomenti validi. Se noi riusciamo a scoprire delle leggi generali che fanno sì che un'intera classe di argomenti sia valida, un'intera classe, in virtù di caratteristiche strutturali di questi argomenti, cioè che perché magari hanno le premesse fatte in un certo modo, la conclusione è fatta in un certo modo, allora avremo una teoria di un'intera classe di argomenti validi. Ed è precisamente questo che fa la logica. La logica, usando un linguaggio artificiale fatto di simboli, riesce a studiare le caratteristiche generali degli argomenti validi sulla base di una rappresentazione formale che adesso vi illustrerò. Faccio un esempio di formalizzazione del linguaggio logico. Quindi prendiamo l'argomento così: se oggi è lunedì, domani è martedì, oggi è lunedì, quindi domani è martedì. Facilissimo, è chiaramente un argomento in cui la conclusione consegue dalle premesse, perché è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa,
in questo argomento. Voi provate a immaginare qualsiasi possibile scenario in cui queste due sono entrambe vere e vedrete che per forza la conclusione deve essere vera. Ora, la cosa interessante è questa, guardate un attimo. Se invece di oggi è lunedì ci fosse scritto Dio esiste, oppure la luna è di formaggio, qualsiasi cosa che vi può venire in mente, e si potesse sostituire esattamente nello stesso punto la frase una con l'altra, otterrete un altro argomento che è ugualmente valido. Se io dico, per esempio, se oggi è lunedì, allora Dio esiste. Oggi è lunedì, allora Dio esiste. Valido. Perché valido, ve lo ripeto, sarebbe impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa. Voi mi direte, ma non posso dire che se oggi è lunedì, allora Dio esiste. Certo che non potete dirlo, ma quello è la premessa, la verità della premessa. E vi ricordo che la validità dell'argomento significa dire, se fossero vere le premesse, dovrebbe essere vera la conclusione. Questo vuol dire che l'argomento è valido, non che di fatto sono vere. È falso, magari, che se oggi è lunedì allora Dio esiste. Sono d'accordo. Ma se fosse vero che se oggi è lunedì allora Dio esiste, e in più è vero che oggi è lunedì, per forza dovrebbe essere vero pure che Dio esiste. Quindi, l'idea è molto semplice. Se noi riusciamo a trovare una struttura generale che ci rende conto della validità di tutti gli argomenti fatti in questo modo, che è una premessa della forma se allora, una conclusione fatta così, e la premessa, e la seconda premessa che è praticamente l'antecedente di questo condizionale, avremmo individuato una struttura di argomento valido. Ed è proprio quello che fa la logica. In logica questo corrisponde a una struttura di argomento valida. Quindi, per tornare alla definizione di prima, la logica è una teoria del ragionamento corretto, è una teoria nel senso che grazie alla formalizzazione e all'impiego di linguaggi artificiali riesce a rendere conto della validità di intere classi di argomenti in modo sistematico, perché quello che studia è la validità delle forme, per così dire, argomentative, cioè di quelle strutture argomentative che sono comuni a più argomenti. Quindi una teoria formale, per così dire, del ragionamento. Va bene, ci sono domande? Io non l'ho detto all'inizio, però potete interrompermi in qualsiasi momento per chiedere qualsiasi cosa. Vorrei che fosse chiaro tutto, in realtà non farò tanto a livello di nozioni, ma quelle poche che farò mi piacerebbe che fosse tutto chiaro, ecco. Qualche domanda che vi viene in mente? Come vi dicevo, dal punto di vista logico c'è la massima neutralità rispetto al contenuto della premessa o delle premesse e quindi rispetto anche alla loro verità. Cosa intendo dire per verità? Se io ho come premessa un enunciato, tipo oggi lunedì, quell'enunciato sarà vero nel caso in cui di fatto oggi sia davvero lunedì e sarà falso altrimenti. Qualsiasi enunciato funziona così, è usato per asserire che le cose stanno in un certo modo. Se le cose stanno davvero in quel modo, allora l'enunciato è vero, altrimenti è falso. Ogni premessa o conclusione può essere vera o falsa. Noi non ci pronunciamo a livello logico sulla verità o falsità di fatto delle premesse. Noi possiamo avere in un argomento come premesse sia enunciati che sono oggettivamente veri, riconosciuti da tutti, tipo che oggi è sabato, oppure che Milano è in Lombardia, tutti sono d'accordo su questo. Oppure potremmo avere delle premesse più controverse, come Dio esiste. Dal punto di vista logico non c'è nessuna differenza tra queste. Perché? Perché quello che conta è la relazione tra le premesse e la conclusione. Quindi, quando si pensa alla relazione, si pensa alla possibilità che le premesse siano vere e si cerca di capire se in quel caso anche la conclusione sarebbe vera. Quindi, in realtà, questa è una distinzione che sicuramente si può tracciare tra premesse che sono sicuramente vere oppure oggettivamente vere e premesse che invece rappresentano solo opinioni o credenze magari non corroborate da evidenza empirica, no? Ma è una distinzione che dal punto di vista logico non conta più di tanto. Ecco,
nella pratica dell'argomentazione conta, perché ovviamente se io parto da premesse molto soggettive o opinabili, anche la mia conclusione sarà molto soggettiva o opinabile. Perché per essere vera la conclusione devono essere vere le premesse. Argomento invalido invece, dove non c'è un passaggio legittimo dalle premesse alla conclusione. Vi faccio un esempio tratto da Shakespeare. A questo punto tanto vale confessare che sono innamorato, e poiché per un soldato amare è cosa indegna, sono innamorato di una ragazza indegna. Pena d'amor per tutto. Qua pensateci, c'è un argomento, no? Poiché per un soldato amare è cosa indegna, sono innamorato di una ragazza indegna. C'è un'inferenza. Da una premessa a una conclusione. L'inferenza non è legittima, perché dal fatto che sia indegno amare non consegue che è mio amore, la persona amata. Esatto, è l'amore che è indegno, ma non è la persona amata che è indegna. Qui ovviamente Shakespeare lo sapeva, ma lo ha fatto per divertimento. Ma questo è un ragionamento fallace, è un ragionamento in cui si passa da una premessa a una conclusione senza che ci sia una giustificazione per questo passaggio. Ora, io vi ho presentato questo caso come un caso un po' da, diciamo, da laboratorio. Non c'è mai nella pratica quotidiana un argomento né in una rivista, né in un giornale, né in un articolo scientifico presentato così. Oggi è lunedì, quindi domani è martedì. Di solito i ragionamenti sono più complessi e di solito non si esplicitano tutti i passaggi, nel senso che spesso le premesse o addirittura la conclusione in certi casi non sono formulate in modo esplicito. Il primo lavoro importante che si fa quando si cerca di analizzare un argomento per vedere se è un buon argomento o no è appunto quello di esplicitare l'argomento, cioè di portare alla luce quel materiale implicito che ci potrebbe essere. Vi faccio un altro esempio, no? Se i due fidanzati, la fidanzata e il fidanzato, se la fidanzata dice non mi ami veramente, perché? Perché non sei venuto a pranzo da mia zia, quindi non mi ami è quello che la fidanzata vuole dire, vuole asserire con giustificazione, in qualche modo è la conclusione del suo argomento, no? Qual è il motivo? Perché non sei venuto a pranzo da mia zia. Ora, in questo caso, se nell'argomento c'è la premessa non sei venuto a pranzo da mia zia, è perché la fidanzata ha una premessa implicita, che in realtà sta dando per scontata, non l'ha detta, però è lì la premessa, e se voi voleste esplicitare l'argomento dovreste scriverlo alla lavagna, no? Che è, se non sei venuto a pranzo da mia zia, allora non mi ami. No? Oppure per amarmi dovresti venire a pranzo di mia zia, oppure mi ami solo se vieni a pranzo di mia zia. Se quella è la premessa implicita, allora abbiamo ricostruito l'argomento della fidanzata in modo razionale, perché c'è un passaggio da un insieme di premesse che in qualche modo giustifica la conclusione. Poi ovviamente una delle premesse può essere falsa, può essere falso che il fidanzato la ama solo se va dalla zia, può essere falso, però non importa. Ci stiamo concentrando sul passaggio dalle premesse alla conclusione. Se lui scia bene, allora io sono Napoleone. C'è qualcosa di implicito se io dico questo, no? Io non sono Napoleone. No? Se lui scia bene, io sono Napoleone. Io non sono Napoleone, quindi lui non scia bene. Vedete che se uno si mette e cerca di ricostruire qual è la struttura del ragionamento, ci sono spesso delle parti del ragionamento che sono implicite. Quindi questo semplicemente per dirvi che quell'esempio da laboratorio, oggi lunedì, quindi domani martedì, non è il tipo di esempi che voi vi trovate nella pratica comune quando vedete un testo in cui si argomenta. Quello che trovate quando vedete un testo è invece un discorso strutturato in cui ci sono delle cose in più che non servono a niente per il ragionamento. Fumo negli occhi, no? Ci sono
degli orpelli, delle cose, oppure ci sono delle cose, dico, non vorrei osare dire questo, eh? Cose che per, dal punto di vista logico non c'entrano niente, oppure grazie a Dio non siamo qua riuniti, eccetera, quello non è parte del ragionamento. E poi c'è il ragionamento vero e proprio, e ci possono essere delle parti implicite. Il lavoro di ricostruzione dell'argomentazione è un lavoro che non ha delle regole precise, perché dipende da caso a caso, no? Si tratta di una di un lavoro di interpretazione che voi fate e portate alla luce qualcosa che alla fine è il ragionamento per come lo intendete voi espresso in quel testo. Quello che ho cercato di fare nel mio libro L'argomentazione è, c'è una parte su questo, cioè c'è una parte che spiega come si esplicita il ragionamento contenuto in un testo. Va bene, adesso vediamo un caso leggermente più complesso, ma non tanto, sempre di analisi del ragionamento. Cerchiamo di capire se abbiamo capito quelle due cose che ho detto fino adesso. Vi racconto un aneddoto dell'antichità che si narra in collegamento con la nascita della retorica nella Magna Grecia. E in base a questo aneddoto i primi retori sarebbero stati questi due, chiamati Corace e Tisia, nella città di Siracusa nell'antichità. E la storia che si racconta di Corace e Tisia è un aneddoto, appunto. Corace era il maestro che insegnava la retorica e si faceva pagare, come si usava allora, gli oratori si facevano pagare per imparare l'arte, per insegnare l'arte, e Tisia, allievo brillante di Corace, alla fine non vuole pagare. E quindi pare che Corace gli abbia detto che lui doveva pagare, e Tisia abbia detto, in un processo questo, non devo pagare perché se tu mi hai insegnato bene l'arte di persuadere, allora io devo essere in grado di persuadere chiunque di qualsiasi cosa, e quindi devo essere in grado anche di persuadere te a rinunciare al compenso. E se invece non mi hai insegnato così bene, allora non ti devo pagare perché non mi hai insegnato abbastanza bene. Questo è l'aneddoto, no? Il ragionamento che si attribuisce a Tisia. Cerchiamo di capire meglio come si potrebbe presentare in forma esplicita, con un insieme di premesse, una linea orizzontale e sotto la conclusione. Allora, innanzitutto, qual è la conclusione di Tisia? Non devo pagare. Perfetto, questo è una prima cosa che bisogna fare, trovare la conclusione, perché dalla conclusione poi si riesce a ricostruire tutto l'argomento. Quindi il ragionamento di Tisia finisce così: non devo pagare. Quali potrebbero essere adesso le premesse? Pensate al ragionamento di Tisia. Ho insegnato bene o non ho insegnato bene? Esatto, questa è una disgiunzione, no? O no? Questa è una prima premessa. Ti convinco sì, che non devi essere pagato. Sì, scriviamo solo ti convinco. E ovviamente se ti convinco non devo pagare, giusto? Sì. E se non mi hai insegnato bene non devo pagare. Sì. Ottimo, vedete? Basta pensarci e si riesce ad arrivare a una struttura più definita del ragionamento. Quindi c'è un ragionamento che ha una conclusione chiara, non devo pagare, c'è all'inizio una disgiunzione, la prima premessa è chiaramente vera, perché o mi hai insegnato o non mi hai insegnato, questo non può esserci, diciamo, una terza cosa oltre a quelle due, no? Una delle due deve valere. Quindi, assumendo che la prima premessa sia vera, se è vero il primo dei due
corni del dilemma, cioè il primo dei due disgiunti della disgiunzione che figura come prima premessa, allora Tisia, in base alla seconda e alla terza premessa, non deve pagare. Se invece vale l'altro corno, non mi hai insegnato bene, allora in base all'ultima premessa, di nuovo Tisia non deve pagare. Quindi vedete che in ciascuno dei due casi non deve pagare. Questa è una figura anche retorica che è stata chiamata il dilemma, che è quella in cui ci sono due corni del dilemma e indipendentemente da quale dei due corni venga scelto si ottiene una certa conclusione. Ed è un ragionamento valido. Il ragionamento di Tisi è un ragionamento valido. È impossibile che le premesse siano tutte vere e la conclusione sia falsa. Certo che è confutabile, perché un argomento per essere inconfutabile dovrebbe essere valido, ma in più dovremmo avere la certezza assoluta che le premesse siano vere. E noi non abbiamo quasi mai la certezza assoluta che le premesse siano vere. Quindi l'argomento di Tisia è un argomento valido, ma si potrebbe pensare che magari una di quelle premesse non è vera. Non la prima, perché la prima per forza deve essere vera, però una delle altre due magari deve essere, potrebbe non essere vera. Quindi è confutabile. Per confutare un argomento valido di questo tipo, ovviamente bisognerà attaccare una delle premesse. Quindi vedete che, così come ci sono due criteri diversi per dire che un argomento è un buon argomento, cioè la verità delle premesse e la legittimità dell'inferenza, ci sono altrettanti criteri, due criteri diversi, per attaccare un argomento e dire che non è un buon argomento. Perché nel caso del soldato che ama una ragazza per lui indegna, in quel caso il problema con l'argomento è l'inferenza, il passaggio dalla premessa alla conclusione. Magari la premessa è vera, magari è vero che amare è cosa indegna, però anche se fosse vero che amare è cosa indegna, non ne consegue che la ragazza è indegna. Quindi c'è un problema di inferenza. La premessa può anche essere vera. E nel caso di un argomento valido, invece, può darsi che ci sia la premessa falsa, ma l'argomento valido. Pensate al futuro, no? Domani pioverà. Non siamo certi che questo sia vero e non siamo certi che sia falso. Potrebbe piovere, potrebbe non piovere. Però la disgiunzione o pioverà o non pioverà, quella è sicuramente vera. Perché o domani piove o non piove. E quando noi ci impegniamo a dire che la disgiunzione è vera, non intendiamo dire che uno dei due disgiunti in particolare è vero, ma diciamo che almeno uno dei due per forza deve essere vero. Ecco, adesso vi ho detto più o meno in che cosa consiste il tipo di analisi che fa la logica dell'argomentazione. Cioè la logica è una teoria del ragionamento corretto, nel senso che ci dice, una volta esplicitati gli argomenti, quando c'è validità, e lo dice sulla base di considerazioni formali, in base alla struttura dell'argomento. Ora, la cosa importante che bisogna capire è che questo è uno degli ingredienti che è interessante studiare quando si studiano gli argomenti, non è l'unico e non è sufficiente per capire pienamente i meccanismi dell'argomentazione. Cioè, la validità non è tutto. E per questo è importante capire che c'è una distinzione tra un argomento che va bene dal punto di vista della logica e un argomento che invece è efficace. Efficace vuol dire che riesce a convincere le persone a cui è indirizzato. Se io ho un argomento che ha delle premesse e quelle premesse sono vere e l'argomento è valido dal punto di vista della logica, perfetto, un argomento perfetto. Ma se le persone a cui io indirizzo quell'argomento, quando mi rivolgo, non considerano vere quelle premesse, perché non ci credono, non convincerò mai quelle persone di quello che voglio dire. No. Se io, per convincere delle persone dell'esistenza di Dio, uso delle considerazioni che quelle persone non accettano, non potrò mai convincere dell'esistenza di Dio. E lo stesso vale per la non esistenza di Dio. Quindi, in quel caso che cosa determina il successo o no dell'argomentazione? Sicuramente non il criterio della logica della validità, perché io posso avere due argomenti che sono altrettanto validi, con le premesse vere, ma uno convince e l'altro non convince. Al contrario, posso avere
due argomenti di cui uno è invalido e l'altro è valido, e magari quello invalido convince e quello valido non convince. Quindi è importante capire che il criterio normativo che ci dà la logica per stabilire la correttezza del ragionamento è un criterio ideale, di razionalità ideale, che in qualche modo prescinde dalle convinzioni che hanno le persone. Ma in realtà quello che fa sì che un argomento riesca davvero a muovere gli animi e a portare una persona a credere qualcosa che vogliamo, quello dipende da quello che la persona ha in mente. Quindi se io, per esempio, voglio convincere una persona che è superstiziosa, che non so, magari ci sono 13 invitati, dice: ah, ma il 13 porta male. Se io non sono superstizioso, dico: no, ma la superstizione è una stupidaggine, è tutto, non c'è nessuna relazione tra il numero degli invitati e quello che succede, no, a noi. Probabilmente non riuscirei a convincere questa persona, perché questa persona non accetta le mie premesse che la superstizione è una stupidaggine. Se invece io dicessi a questa persona: guarda che in realtà ho letto in un libro di numeri pericolosi oppure che portano sfortuna, che il 13 può non portare sfortuna se magari aggiunge una bottiglia con un fiore in mezzo alla tavola, magari posso convincere quella persona. Il mio argomento non è migliore di quello di prima, magari era migliore quello di prima, ma questo argomento peggiore dal punto di vista logico convince di più quella persona. Quindi è importante capire che c'è una distinzione fondamentale tra la correttezza di un argomento, nel senso di validità e verità delle premesse, e la sua efficacia. L'efficacia dell'argomento consiste nella sua capacità di convincere, e la sua capacità di convincere dipende dall'uditorio, dipende dalle persone che ci stanno ad ascoltare, perché queste persone hanno delle credenze, hanno delle inclinazioni e quindi saranno disposte ad accettare certe cose e non altre. Non si può fare una scienza dell'efficacia, perché quella non è altro che non è che non si può, si possono fare degli studi che ci portano a capire, per esempio, come pubblicitari o ai politici, no? Che certe cose funzionano di più con un certo tipo di pubblico, ma quella non è una teoria del ragionamento, è che stiamo facendo praticamente delle statistiche su quello che piace alla gente. Non è di questo che si occupa la logica, e alla fine nessuna teoria vera e propria del ragionamento si occupa di questo. Però è importante capire che avere un buon argomento dal punto di vista logico non significa essere capaci di convincere le altre persone, e soprattutto vale l'inverso: essere capaci di convincere le persone non significa avere dei buoni argomenti dal punto di vista logico. Pensate anche al solo fatto che le stesse premesse sono state considerate vere o false in periodi diversi della storia. Gli stessi enunciati, no? Che per esempio la Terra è piatta o tante altre cose che sono cambiate nel corso della storia, perché certe conoscenze si sono affermate, no? Quindi delle credenze che si avevano prima adesso non si hanno. Se voi prendete lo stesso argomento, magari 100 anni fa poteva convincere, adesso non convince più, e viceversa. Non c'è niente di logico in tutto ciò. L'argomento o è valido o non è valido, 100 anni fa o quest'anno. Cioè, o è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa sempre, o non lo è. Ma la sua capacità di convincere, la sua efficacia, può variare da 100 anni fa a adesso. Pensate anche alle conseguenze delle azioni che vengono prese sulla base di credenze sbagliate, per esempio. Allora, noi abbiamo l'idea di argomentare, quindi noi convinciamo una persona sulla base di ragioni che riteniamo giuste. Però questo magari può essere deleterio, magari noi, stando nel giusto a livello logico, convinciamo di una persona e ci sono degli effetti negativi. Magari con un argomento sbagliato potremmo avere degli effetti positivi. Pensate alle credenze vere o false. Spesso una credenza vera ci aiuta, ma a volte ci può essere dannosa, no? Se io, per esempio, adesso devo prendere il treno alle 18.05, poi credo falsamente, invece, perché mi danno un colpo in testa, credo falsamente che il treno parta alle 18.15 invece che alle 18.05, ho una credenza falsa.
arrivo alla stazione centrale, perdo il treno e poi il treno si schianta, incidente, così sarei morto, e invece no, mi sono salvato perché? Perché avevo una credenza falsa. In seguito alla botta in testa, ok? Non avevo una giustificazione per pensare che il treno partisse alle 18.15. Dal punto di vista logico è sbagliato quello che ho fatto, credere che fosse alle 18.15. Non avevo argomenti buoni per pensarlo, ma mi sono salvato la vita. Cioè, è importante capire che la correttezza dal punto di vista logico, la verità delle premesse e tutto quello che è connesso, cioè tutto quello che vi posso dire io, che riguarda il mio campo, in realtà lascia del tutto aperta la questione di che cosa sia meglio dal punto di vista dell'efficacia e che cosa sia più utile per le persone e anche per gli avvocati. Cioè, io penso che per un avvocato sia utile sapere queste cose, avere queste nozioni, ma poi l'applicazione di queste nozioni, il modo in cui farle fruttare, non è una cosa che posso insegnare io. Esplicitare il ragionamento, esplicitarlo in questo modo, come nel caso di Cora Cetisia, è molto utile. Perché? Perché se voi volete sostenere una certa tesi, voi avete delle ragioni esplicite, chiaramente identificabili, condivisibili per farlo, e altre persone possono accettare, diciamo, le vostre ragioni meglio che se invece non fossero chiarite, no? Non è come dire per me è così, non è la stessa cosa. Se io dico A, B, C, D, quindi F, se uno poi è d'accordo è perché accetta quelle cose che io uso come premessa. Ed essere espliciti sulle premesse è sempre una forma di onestà intellettuale, perché io non sto prendendo in giro nessuno, io vi sto dicendo perché voglio sostenere una certa conclusione. Poi magari non sono ragioni decisive, non sono ragioni del tutto cogenti che mi portano ad avere una probabilità del 100%, siamo d'accordo, ma questo io lo posso riconoscere, anche quella è una forma di onestà intellettuale. Io vi dico, questa e queste ragioni mi portano a credere questa cosa. Nel caso in cui uno voglia criticare l'argomento di un altro, è altrettanto utile, perché nel momento in cui un argomento viene reso esplicito al massimo, io posso identificare con chiarezza quali sono i punti deboli, se ce ne sono, del ragionamento. Cioè io posso dire, il ragionamento è magari fallace a livello di inferenza, come per esempio nel caso del soldato, oppure posso dire c'è una premessa che non va bene e so indicare quale. Quindi vedete che qua c'è un progresso nella discussione. Invece di essere due persone che uno dice P e l'altro dice non P, no? Dio esiste, Dio non esiste, siamo arrivati a un punto in cui il ragionamento viene reso esplicito e se qualcuno non è d'accordo deve indicare il punto preciso in cui non è convinto. Questo è un progresso nella discussione. Quindi anche e soprattutto per quello è molto utile questo lavoro di esplicitazione dell'argomento, che io vi consiglio di fare perché è molto utile anche a livello interpretativo, anche per capire che cosa una persona veramente vuole dire quando sostiene una tesi. Allora, quindi dicevamo, la distinzione tra validità e verità delle premesse, la correttezza consiste nell'insieme di premesse vere e argomento valido, e poi c'era quella distinzione che ho fatto tra argomento corretto da un lato e argomento efficace. Argomento efficace è l'argomento che convince, argomento che funziona, per così dire, in un uditorio. L'efficacia dipende appunto dalle credenze delle persone che ricevono, per così dire, l'argomento. C'è un'altra distinzione che è importante tenere presente perché fa parte proprio delle nozioni di base, del vocabolario di base della logica. Quando si dice che un'inferenza è legittima, cioè che l'argomento è valido, ci sono due sensi diversi in cui si può dire questo. Uno più forte, l'altro più debole. Il senso più forte è il senso che viene chiamato deduttivo. Quando io deduco una conclusione di un insieme di premesse è perché le premesse mi danno una ragione conclusiva, decisiva, per accettare la conclusione. Cosa vuol dire decisiva? Che escludono, nella maniera più assoluta, la possibilità che la conclusione sia falsa. Se le premesse sono vere, per forza la conclusione deve essere vera. O se volete ve lo ripeto in altri termini, è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa.
quando un argomento è valido nel senso deduttivo, è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa. L'ambito deduttivo è quello che fa parte un po' delle discipline non empiriche, no? La matematica, la geometria. Quando io dimostro un teorema matematico, per esempio il teorema di Pitagora, se uno accetta le premesse, deve per forza accettare la conclusione. Se non accettasse la conclusione, noi ci chiederemmo se veramente ha capito le premesse. Perché? Perché quelle premesse hanno una forza tale di implicare la conclusione che alla fine non sarebbe possibile per una persona razionale accettare quelle senza accettare la conclusione. Cioè, se uno accetta la definizione dell'area del quadrato, dell'ipotenusa, dei cateti, eccetera, deve accettare il teorema di Pitagora. Invece, l'altro senso che viene impiegato è quello induttivo, cioè un insieme di premesse può giustificare una conclusione in senso induttivo quando in fondo fornisce delle ragioni per pensare che la conclusione sia vera, ma non sono ragioni conclusive, cioè è sempre comunque possibile che sia falsa. Se io, per esempio, leggo un romanzo di un certo scrittore e non mi piace, poi leggo il secondo romanzo e non mi piace, ne ha scritti 5, mettiamo, e li leggo tutti e nessuno di questi mi piace, poi vado in libreria, è uscito il sesto e dico non me lo compro. Questo lo faccio sulla base di un ragionamento induttivo, cioè ho letto il primo, non mi è piaciuto, ho letto il secondo, non mi è piaciuto, ho letto il terzo, cioè fino al quinto non mi è piaciuto, e quindi io inferisco che il sesto non mi piacerà. Non l'ho letto il sesto, però penso che non mi piacerà. Ho delle ragioni per pensare che non mi piacerà. È lo stesso scrittore, magari è simile agli altri, è il sesto di una serie di cinque che già conosco più o meno, probabilmente non mi piacerà. Questo è un ragionamento induttivo, perché io in realtà non ho la certezza assoluta che la conclusione sia vera. Potrebbe aver cambiato tutto l'autore, no? Magari è completamente diverso quel libro, magari mi piacerebbe e non me lo compro, quindi io posso sbagliarmi, ma ho delle ragioni per non comprare quel libro. Nel ragionamento induttivo succede questo, che io ho delle premesse che mi danno in qualche modo una maggiore probabilità che la conclusione sia vera, ma senza escludere del tutto la possibilità che sia falsa. E il ragionamento induttivo è quello che c'è appunto nelle discipline empiriche. Laddove c'è qualcosa che dipenda dalla realtà esterna, dai dati, posso sempre sbagliarmi. Vedo una macchia di umidità nel muro, potrebbe esserci una perdita. Molto probabile che ci sia una perdita. Dalla constatazione che c'è la macchia inferisco che c'è una perdita. Non è un'inferenza deduttiva, non ho dedotto che c'è la perdita, non posso aver dimostrato, come il teorema di Pitagora, che c'è la perdita. È sempre possibile che la mia conclusione sia falsa. Magari c'è uno che sta con una siringa spruzzando acqua dall'altra parte in un buco nel muro fatto apposta per prendermi in giro? Possibile. Non è probabile, ma è possibile. Quindi io non deduco che c'è la perdita, ma lo inferisco sulla base di un'inferenza e una spiegazione migliore. Ora, nell'ambito di cui voi vi occupate ci sono entrambi questi due tipi di ragionamento, perché c'è la deduzione. Io da una norma deduco qualcosa con una certezza cristallina, a volte poi lì c'è l'interpretazione per vedere se quella cosa cade sotto la norma o no, perché c'è un fenomeno di vaghezza spesso, per cui non si sa se quello è un caso che cade o no sotto quella fattispecie, quello è un altro discorso. Però il procedimento è deduttivo, vado dal generale al particolare, no? Così come da tutti gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo, inferisco che Socrate è mortale. E invece ci sono casi in cui si ragiona per via induttiva, proprio come nel caso della macchia. Faccio un'inferenza alla spiegazione migliore, no? Date queste prove che ho a disposizione, la migliore spiegazione, la più probabile, è che sia stato il maggiordomo. Non è certo che sia stato il maggiordomo, ma è magari ragionevolmente probabile, data l'evidenza a mia disposizione. Sono due tipi diversi di ragionamento che hanno criteri diversi, e la differenza fondamentale dal punto di vista logico è quella della differente forza
e le premesse danno alla conclusione. Va bene, prendo un altro esempio, sempre per illustrarvi. Vabbè, lo scrivo qua sotto così non sprechiamo carta. Anzi, lo leggo. Questo è un esempio che ho trovato, che ho usato nel mio libro L'argomentazione, del filosofo Galimberti, Umberto Galimberti, che scrive sulla Repubblica. Questa è la risposta a una lettrice. Se il corpo fosse solo anatomia, il nostro destino sarebbe irrimediabilmente segnato. Ma la forma anatomica è solo un aspetto del nostro corpo. Ve lo rileggo. Se il corpo fosse solo anatomia, il nostro destino sarebbe irrimediabilmente segnato. Ma grazie a Dio la forma anatomica è solo un aspetto del nostro corpo. Ora, la prima cosa che bisogna chiedersi, come sempre, in altri casi, è qual è la conclusione? Qual è la conclusione vuol dire dove vuole arrivare Galimberti? Di che cosa mi vuole convincere? Anzi, di che cosa vuole convincere la lettrice a cui risponde? Secondo me è così, la conclusione è il nostro destino non è segnato. Notate che non la dice questa cosa lui esplicitamente, quindi se la conclusione è quella vuol dire che è una conclusione implicita. Se quella è la conclusione, il nostro destino non è segnato, quali sono le premesse? Ve lo rileggo. Se il corpo fosse solo anatomia, il nostro destino sarebbe segnato. Ma grazie a Dio la forma anatomica è solo un aspetto del nostro corpo. Il nostro corpo non è solo anatomia. Se fosse solo anatomia, il destino sarebbe segnato. Quindi l'argomento può essere ricostruito così. Se il corpo fosse solo anatomia, sarebbe segnato il destino. Ma non è anatomia, conclusione, il destino non è segnato. Vedete che in questo caso c'è una conclusione implicita e le premesse sono esplicite. Mentre nel caso della fidanzata, la premessa era implicita, no? Che se mi amassi verresti a pranzo da mia zia. Qua c'è la conclusione implicita. Ma ogni caso è diverso dall'altro. Bisogna sempre pensare a qual è la tesi che vogliono sostenere, cioè di che cosa vogliono convincerci, per trovare la conclusione per prima e poi le premesse. Non c'è una ricetta che possa funzionare sempre, ma la logica fornisce degli strumenti per identificare dei tipi di enunciati in base alla loro struttura logica e in base a questi tipi di enunciati andare a vedere le condizioni di verità, le condizioni alle quali gli enunciati sono veri. Quello che ho cercato di fare nel libro sull'argomentazione è appunto di classificare questi enunciati e spiegare che per esempio una disgiunzione è fatta in un certo modo, una congiunzione è fatta in un'altra, quindi se c'è la parola o, se c'è la parola se, allora, eccetera. Poi ci sono dei termini come quindi, dunque, che indicano differenza e quindi sono quei punti in cui sappiamo che c'è un passo inferenziale, quindi c'è la linea orizzontale, per così dire, no? Quindi quando noi cerchiamo, partendo da un testo, di arrivare a una struttura argomentativa, dobbiamo fare proprio questo lavoro di estrazione, per così dire, dell'argomento. Immaginate di andare in una miniera, dover estrarre un materiale prezioso, che è poi quello che vi serve, ma è tutto pieno di terra, pieno di altri residui e non potete, quindi dovete ripulirlo, dovete togliere quello che non serve e arrivare poi al ragionamento vero e proprio che solo voi potete, dopo una serie di passaggi, dopo averci pensato, aver riletto il testo, riuscite a identificare. Io un po' cerco di spiegare quello, però appunto non è un'attività per cui ci sia un metodo meccanico, no? Perché c'è una parte interpretativa dove voi dovete cercare di capire quello che vi viene detto e dovete farlo in modo caritatevole, voglio dire, non nel senso che dovete dare i soldi, ma nel senso che dovete interpretare quello che dice la persona attribuendo alla persona il massimo di razionalità possibile, no? Cioè non dovete attribuire alla persona frasi senza senso. Laddove potete trovare un ragionamento di senso compiuto e quindi anche logicamente corretto, dovete cercare di attribuirlo. Quindi è un processo abbastanza complesso, ma con l'allenamento ci si arriva, non è una cosa
particolarmente difficile, è una cosa diversa da quella che si fa di solito quando si studia. No, non si tratta di memorizzare, si tratta piuttosto di pensare sempre alla stessa cosa diverse volte e tornarci su. Va bene, allora... Grazie. Grazie. Mi aggiungo la bella lezione che avete appena sentito per affrontare il tema della argomentazione e della controargomentazione. Il corso di oratoria che state seguendo, a parte la lezione che avete appena visto e quelle di Cattani, attengono per lo più alla actio, al come presentare le cose, quanto alla forza degli argomenti e dei controargomenti non ci siamo soffermati molto ed è per quello che ho pensato di parlarvene in questa occasione. Guardando questo schema che è tratto dal mio libro sulla persuasione forense, scritto con Luisa Puddu, che ho più volte richiamato in questo corso, se guardate la comunicazione persuasiva lì nella parte arancione, c'è alla destra, guardando la via periferica, e al centro la via centrale, che abbiamo detto essere le vie che vengono utilizzate per la persuasione. La via periferica è connessa a chi dice, attraverso quale canale, in quale contesto, a chi lo dice, in contrapposizione a chi e in che modo. E le tattiche sono per il controllo delle impressioni, per la presentazione del messaggio, per contrastare e neutralizzare la credibilità degli argomenti dell'antagonista, tecniche per creare le aree di accettazione. Ma più sopra potete vedere che ci sono si parla della via centrale che riguarda il contenuto e gli elementi a sostegno di una certa tesi. Toulmin si è occupato di questo aspetto. Ora vi voglio raccontare una mia esperienza di carattere processuale di qualche anno fa. Difendevo un piccolo imprenditore che in una situazione di sciopero in cui dei sindacalisti volevano far scioperare degli suoi operai che non volevano scioperare, prima dice e chiama la polizia. Poi dice vi mando tutti al necrologio, va a prendere il suo fucile da caccia, si mette addosso anche la cartucciera, nel parapiglia, ma quando ormai le cose si erano calmate, parte un colpo del fucile da caccia che ferisce abbastanza gravemente uno dei due antagonisti e un altro più lievemente. I testimoni dall'altra parte della porta dicono che lui ha sparato volontariamente. Lui dice invece che il fucile, non essendo ancora stato chiuso, ha fatto partire un colpo come senza al di là della sua volontà. Tant'è vero, si diceva, lo dice il perito, che il grilletto era molto leggero e che poteva partire il colpo quando, come diceva lui, non era chiuso ancora il fucile e soprattutto appariva partito il colpo dal basso verso l'alto e non come chi imbracci il fucile e lo poggi correttamente sulla spalla. C'erano queste due tesi. Come vedete in questo grafico, c'erano due ipotesi, quella di destra e quella difensiva non ha premuto volontariamente il grilletto, è stato un caso fortuito, semmai una minaccia aggravata è andata al di là della sua volontà, lesioni colpose, danni le attenuanti o la provocazione e della provocazione. Invece, controparte, diceva no, ha premuto volontariamente il grilletto, non ha messo la sicura, voleva quindi uccidere, il dolo era diretto, eccetera. Ci potrebbe in questo caso parlare
eventualmente, ove si ritenesse che abbia sparato volontariamente, di legittima difesa putativa magari o di eccesso colposo o comunque di un delitto colposo. Queste erano, sì, come dire, si fronteggiavano queste due prospettive. Ora vi farò vedere degli schemi che non commenterò punto per punto, vi lascerò il tempo di leggere per guardarli e rendervi conto di qual è la struttura. Faccio vedere qual è lo schema dell'argomentazione Turmi. L'applico prima a degli esempi semplici e poi invece lo applicheremo come strumento per vagliare le argomentazioni e le controargomentazioni nel caso di cui ci stiamo occupando. Lo schema generale è questo. Lo vedete in questo grafico. Bisogna vedere la fonte dei dati, F, le garanzie, cioè le regole generali, le massime di esperienza a livello logico pari o superiore ai dati cui si riferiscono, in base ai quali si può sostenere o giustificare una certa asserzione. I dati di fatto. Poi ci sono i qualificatori modale che indica la probabilità che l'asserzione sia valida. La A, l'asserzione, ovvero la tesi, l'opinione, la conclusione, l'inferenza che si intende sostenere sulla base dei dati e delle garanzie, e le riserve, vedete, R, che è le eccezioni, vale a dire in questo caso no, l'asserzione non è valida. Guardate per esempio in questo grafico come quello che vi ho detto può essere meglio chiarito in base a questi aspetti. Secondo Turmin, un ragionamento è valido se i tre elementi disponibili, tesi, argomenti, regola generale, sono presenti e strettamente connessi. Poiché qui compaiono questi tre componenti, molto probabilmente, questo è il qualificatore modale, il ragionamento è valido a meno che non sia labile il nesso dei tre elementi. Detta così, la cosa appare molto fredda, ma in questo schema successivo vi rendete subito conto di come possa servire. C'è del fumo. In base alle leggi della fisica e della chimica, questo è il fondamento. Secondo, invero, certi esperimenti e ricerche sulla combustione e il fuoco nell'atmosfera bruciando ossigeno genera fumo, e queste sono le garanzie. Quasi certamente il qualificatore modale c'è il fumo, questo è il dato, ci deve essere un incendio, a meno che non ci sia del ghiaccio secco che allora fa venire il fumo, ma non c'è. Questo è lo schema della argomentazione, cioè che come si controlla se l'inferenza che abbiamo fatto è corretta. Allora, vediamo adesso, lascio del tempo per poter leggere qual è la struttura secondo il modello di Turmi dell'argomentazione accusatoria nel caso che ci sta interessando. In base all'esperienza del senso comune, chi intende sparare per uccidere ha un motivo per farlo. Prende un'arma, minaccia la sua vittima, toglie la sicura, carica il fucile, preme il grilletto, spara verso gli organi vitali. L'imprenditore, questi sono i dati, odiava gli scioperanti, infatti ha sparato quando essi erano usciti e non impedivano più lo svolgersi il lavoro, li ha minacciati di morte, ha preso il fucile da cartucciera, non ha inserito la sicura, ha caricato il fucile, ha sparato da 1,5 metri, ha colpito due scioperanti, di cui uno al volto. Dato che l'imprenditore ha tentato volutamente di uccidere, a meno che non volesse uccidere o ledere o sparare a costo di uccidere, dolo eventuale. Sarebbe nel primo caso il dolo alternativo, uccidere o ledere, e invece a costo di uccidere il dolo eventuale. Qual è quello che io presentavo? L'argomentazione, la controargomentazione della difesa secondo il modello di Turmi. Il fondamento, l'esperienza, il senso comune dicono che chi intende sparare per uccidere ha un motivo per farlo. Non chiama la polizia, non dice vado a vestirmi da caccia, non imbraccia l'arma, scusate, non spara mentre richiude il fucile, mira,
da 1,5 m colpisce nel segno, se non lo riesce a colpire, allora co avrebbe continuato a sparare. Dato che ha sparato quando il problema era risolto perché la questione si era attenuata. Prima dello sparo ha chiamato la polizia, ha detto vado a vestirmi da caccia, non ha preso la mira, non ha messo il fucile sulla spalla, non ha ucciso colpendo da 1,5 m. Il colpo è partito nel momento della chiusura, nel momento in cui dietro la porta c'era trambusto, ha lasciato subito il fucile, quindi il colpo è partito, per così dire, accidentalmente. Voi avete già visto qui come la situazione, questo modello ci consente di ordinare le idee in un certo modo, oppure quando abbiamo visto una certa argomentazione, riorganizzarla sotto questo aspetto. Ora vi faccio vedere, e questo lo guardiamo con calma, con un attimo più di tempo, il flusso argomentativo della difesa secondo il modello Antonin, che effettivamente ha avuto successo perché poi fu condannato per lesioni colpose. Allora, noi questo, guardiamo prima il lato guardando a sinistra. Esperienza. È impossibile mangiare il colpo da 1,5 m se, avendo preso la mira. Non ha ucciso, questo è il dato, pur avendo sparato da 1,5 m. Non ha preso la mira. Periti ed esperienza dicono che quando è posizione tipica di chi sta richiudendo l'arma, dopo. Questa è la posizione tipica di chi sta richiudendo l'arma dopo il caricamento, perché il dato è che ha esploso il corpo tenendo l'arma in una posizione più bassa rispetto alla spalla, vale a dire all'altezza dell'anca. La ferita, infatti, come vedete l'altro dato, presenta un andamento obliquo verso l'alto. La tensione era scemata, un altro dato importante, il problema era praticamente risolto. Dunque, molto probabilmente, siccome nessuno spara volontariamente richiudendo il fucile, quasi certamente il colpo è partito, e a meno che non abbia sparato per legittima difesa, questa sarebbe una riserva, ma non è certamente il caso, perché semmai era lui che poteva, sono gli altri che potevano ritenersi aggrediti perché lui aveva il fucile, anche se lui era un po' intimorito da quello che stava succedendo. Comunque non era questo il caso, quasi certamente mancava il momento per uccidere. È in base a questo modello che spero mi possa aiutare a, come dire, organizzare gli argomenti, che avete visto come un fatto come questo, tentato omicidio secondo l'accusa, invece una lesione colposa secondo la difesa, come poi è andata, si possa argomentare organizzando i dati. Quindi qui non mi sono messo a dire come presentare quelle cose, come avere il comportamento che può aiutare a far accettare il nostro punto di vista, il comportamento non verbale, e che vedete in altre lezioni. Qui mi sono fermato sulla via centrale, cioè quella che riguarda la forza degli argomenti che avete visto affrontato anche in altre lezioni che vi ho nominato all'inizio di questa.